queste due parole inizio proprio buongiorno a tutti. È un'introduzione che ritengo sia un'azione necessaria questa. Queste poche parole che ho raggruppato in fretta stamani, è evidente che c'è dentro il saluto di benvenuto a tutti, però sono anche parole piene di emozione. Credo fosse all'incirca verso il 20 febbraio del 2020, comunque era un lunedì. Il lunedì per una libreria è il giorno in cui si stabilisce la scaletta, che poi dovrebbe essere la spina dorsale di tutte quelle azioni che movimentano poi il lavoro per una settimana. Veramente me la ricordo bene quella giornata, perché in un attimo, in una atmosfera assurda, contraria a qualsiasi logica proprio, io e Alessandra di colpo mettemmo una croce su tutte le iniziative, gli incontri e tutte le possibilità di ospitare amici, scrittori. Tra parentesi, era un mese in cui avevamo raggruppato tantissime belle cose. In quella decisione, presa in fretta, anche un po' sconnessa, poi abbiamo iniziato a pensarci tanto e con tutti gli sforzi però a estenderla e protrarla il più possibile, mai io almeno avrei pensato che si sarebbe potuta prolungare per tanti mesi. Da circa 2 anni uso sempre questa trasposizione un po' simbolica, e cioè è arrivato il convitato di pietra, il virus. E troppo spesso con Alessandra ci lasciamo trasportare da un'emozione che è tanto malinconica, perché ci carichiamo un po' sulle spalle una cosa un po' strana, e cioè ci guardiamo e ogni tanto diciamo: ma la libreria? Non so, abbiamo questa sensazione che non sia più quella libreria, la nostra libreria. E ci sono stati lutti di amici, ci sono stati momenti di grandissima tensione e preoccupazione anche per gli esiti di un'attività che stava soffrendo passivamente. E è anche evidente che adesso la traiettoria si è spostata lungo tutti questi mesi in una posizione diversa. C'è più luce, evidente, ci sono molti meno nemici, però è anche innegabile allo stesso tempo che tante vicende oramai sono diverse, hanno assunto toni, colori diversi, e secondo me c'è tanta necessità di prendere in considerazione questa mutazione, questa trasformazione, questa situazione. Io adesso mi limito a una sola, più che non so se è una considerazione, una suggestione. Se qualcosa rimarrà o comunque si caratterizzerà come un taglio, come una ferita, non so se insanabile, ma per ora importante, e che esclude rimedio, secondo me, è ricordare per esempio che un gesto così antico, così bello, così naturale, così concreto, che è la stretta di mano, per esempio, ce la potremmo dimenticare, o comunque ci abbiamo fatto quasi un po'. Cioè la stiamo considerando una cosa normale. Io e Ale pensiamo quindi, ad esempio, che quindi riportare la parola, il libro, con tutti i suoi protagonisti, i suoi attori, sia forse il primo passo e un tentativo, io ritengo anche nobile, di attraversare questo spazio, questo tempo, io dico travolto da nebbie, da freddo. E oggi, per questo sono anche emozionato, si riparte. Proviamo per la prima volta a riproporre un momento per stare, come si dice adesso, nella relazione, comunque vicini, con la parola. Si riparte, questi sono momenti che naturalmente noi possiamo
che stiamo qui dentro giudichiamo importanti, capaci di influire positivamente su tutte le attività e sulla qualità delle nostre relazioni. E soprattutto ci ridanno e ci offrono tutte quelle caratteristiche che hanno contribuito per me e per Alessandra a vivere in questo spazio in una maniera bella. Adesso si usa dire magica, comunque importante, ecco. Quindi si riparte. Non è un caso, anzi è voluto, o almeno col senno di poi, ripartire con la poesia. I poeti e i versi sono alla fine, Parlando con Paolo, che vedo molto spesso in libreria, perché poi è un altro dei malati col virus del libro, dell'accaparrarsi i libri, sfrucugliare tutto, tante volte ci mettiamo a definirla la poesia. Ci sono tante di quelle definizioni che la limitano, questa forma d'arte. Forse sono tutte, ogni volta che ne leggo una è perfetta, secondo me, e non me ne ricordo mai una. Si potrebbe partire con l'etimo, e lì ci salviamo, no? Creazione. Credo che sia nata prima della scrittura, e soprattutto dicunt, si narra che fosse una donna la prima poetessa nelle terre della Mesopotamia. Vabbè, facendo un taglio enorme, siamo qui oggi con due amici della libreria, un'amica Alessandra, un amico Paolo. Io quando dico queste parole evito le presentazioni e spero che vi presentiate tra di voi. E naturalmente la situazione ha tutte le connotazioni per essere un azzardo, visto l'ora, la giornata. Poi l'azzardo è anche il fatto che loro due non si conoscono e noi abbiamo fatto questa operazione, abbiamo invitato Paolo e all'insaputa di Alessandra, e quindi abbiamo tentato tutti i modi perché questo possa essere un buon insuccesso. Però c'è una sola cosa allora, però questo è evidente, poi mi taccio, che sia Paolo che Alessandra, a parte che sono persone a cui provo a voler bene, ma soprattutto sono stati scelti o hanno scelto che la loro capacità espressiva, la loro forza creativa, i loro saperi potessero raggiungere valori per me anche alti solo attraverso la poesia. Non lo so, illusori, utopici, cervellotici. Secondo me sono due cari amici, soprattutto sono due poeti. Oggi presentiamo il libro di Alessandra, ho chiamato Paolo per questo, e quindi passo la parola a Paolo e tutte le notizie sui libri, su di voi, spettano a voi. Grazie e buon ascolto. Io ringrazio Joe e lascio subito la protagonista di questo incontro, che è Alessandra, e soprattutto la sua poesia a cominciare questo incontro. Tentati suicidi. 27. Di crepa a cuore, mentre rileggo appunti, liste della spesa, ascolto messaggi vocali, cosa vuoi per cena? Aprire casseforti e cassapanche, provare gonne di due taglie più piccole, rifare uguali spezzatini, copiare come puntavi sopra le orecchie i pettinini. Grazie Alessandra di aver cominciato leggendo, e sarà una mia richiesta che formulo adesso e Alessandra in qualsiasi momento, perché credo questi incontri servono a presentare un libro. Il modo migliore è Alessandra, avete sentito che non solo li scrive, ma anche la lettura è fondamentale, perché ascoltare chi ha scritto il testo come lo legge è un ottimo viatico per poterlo seguire e sentire lo scandire delle parole.
Questo è un testo 50 tentati suicidi più 50 oggetti contundenti che io ho incontrato e poi le circostanze della vita, Joe mi dice te la sentiresti di presentare, e io dico che me la sento sempre perché è un piacere avere la possibilità di incontrare chi la poesia la incarna, la vive, la sperimenta e la porta sulla pagina prima e poi la porta nei luoghi, perché la poesia ha una componente di oralità che è fondamentale, la completa. E questo è un testo, e io dico subito che quando sei davanti alla Bianca dell'Einaudi vuol dire che c'è stata una consacrazione di un percorso, vuol dire che la storia poetica di Alessandra è arrivata ad essere riconosciuta, è la cosa fondamentale, perché la poesia deve tornare ad occupare gli spazi, anche le esposizioni. Ed è un testo che non poteva non essere un testo, lo avete sentito dal titolo, è un testo scomodo, ed è la cittadinanza della scomodità, la poesia sembrava averla persa. Ci sono stati tempi in cui la poesia aveva questo ruolo fondamentale di portarsi sulle spalle lo scomodo, la parte dura del mondo, e invece adesso, questa è una mia impressione, e aver visto la poesia imbarcare la strada della consolazione, della esortazione, del tranquillizzare, una poesia che aiuta a far mente locale, a rasserenare e a non spaventarsi troppo. Alessandra in questo testo compie l'operazione necessaria per me oggi della parola poetica, che è quella di usare e il verso è proprio questo, è il tragitto più breve per arrivare al più grande pensiero, risvegliarlo quantomeno. Non servono trattati, non servono saggi, non ci vuole una storia, ma ci vuole un verso che vada dritto al cuore del lettore. Un libro deve appunto spaccare. E io adesso non voglio dilungarmi perché voglio sentire Alessandra. La prima domanda che mi sembra importante, perché è un'introduzione a un testo, è un testo che vorrei che Alessandra circoscrivesse nella sua genesi e nella sua come è venuto al mondo, e poi dopo ci addentriamo magari con, se hai piacere, di letture, dopo che di andare avanti con letture. E sappiate anche che non è un dialogo, siamo su questo scranno, ma è una partecipazione, che a qualunque venga in mente di intervenire è una cosa partecipata, un'assemblea. Questi poeti sono sempre dentro a un'assemblea, in un luogo che vuole dibattere e suscitare qualche cosa. Quindi lascio a te. Grazie mille, intanto saluto tutti e tutte, vi ringrazio di essere qui a questa strana, in questo strano orario di questa strana giornata. E il libro non è nato così come lo state vedendo, come lo avete tra le mani. È un libro che si doveva intitolare Pittinini, dalla poesia che ho letto all'inizio, e comprendeva solo la prima parte, quindi solo i 50 tentati suicidi. Così l'ho inviato alle Einaudi e così era stato scelto. È nato in una giornata di luglio, caldissima, ero sul mio letto, sul nostro letto, e mi è venuto questo pensiero: ma se mi dovessi suicidare come lo farei? E quindi ho cominciato a pensare a tutti i modi possibili e immaginabili. È una domanda strana, una domanda che ci può stare in una giornata caldissima di luglio. E ho cominciato a scrivere le prime poesie, ho continuato, e solo che non mi bastava solo immaginare e raccontare come. E piano piano è venuto fuori l'idea del manuale, del piccolo foglietto illustrativo di come perfezionare questi suicidi e confezionare questi suicidi. E così sono anche nati i disegni. Erano una ventina di disegnini che andavano a illustrare alcuni altri 20, insomma, di questi suicidi. Immaginarlo proprio come uno di quei fogli IKEA dove ti danno le istruzioni e ti dicono: tieni, questa è la tua vita, adesso ti faccio vedere come la puoi montare o come lo puoi smontare. E poi nel gennaio di quest'anno, gennaio-febbraio, ho mandato un'altra raccolta alle Einaudi, con questi, che appunto si intitolava invece questa 50 oggetti contundenti, qui c'eravamo già col titolo,
E allora l'editor mi ha detto, sai, si potrebbe fare un altro libretto, oppure no, oppure potremmo creare questo libro unico, che è una sorta di specchio in cui si riflettono i 50 tentati suicidi e i 50 oggetti contundenti. Come è nato 50 oggetti contundenti? Da un articolo di giornale, un articolo di cronaca. È stato un femminicidio violentissimo. Fine 2020, inizio 2021, non ricordo, le poesie sono state scritte più o meno a febbraio, e raccontava di questo uomo, questo marito ex marito, che aveva deciso di uccidere la moglie, ma non gli bastava una cosa sola, perché doveva finirla in maniera definitiva, e penso proprio cancellarla, perché ha utilizzato 50 oggetti contundenti diversi, contundenti, alcuni sì. Coltelli possono essere contundenti, altre cose. Io ho cominciato a immaginarli perché ne venivano elencati una decina nell'articolo, e quindi ho cominciato a pensare e a guardarmi intorno nella mia casa dove vivo con marito e figli, quali potrebbero essere questi oggetti contundenti, ad immaginarmeli. E mi ricordo un appunto che mi ha fatto una mia figlia quando ha letto, i miei figli sono grandi, non sono più bambini e bambine, e quando ha letto questo libro ha detto, mamma, io però potevi fare a meno di mettere le cose che avevamo in casa, no? Perché insomma mi mette un po', mi inquieta questa cosa. E io ho detto, sì, no, in effetti hai ragione, ma io mica riesco a immaginarne 50. È qualcosa di fuori da qualsiasi portata umana, eppure è successo. Per cui anche cose di oggetti comuni che tutti abbiamo in casa, ho pensato alla tazza, ho pensato al mazzo di chiavi, ho pensato a quello che puoi trovare in garage, quello che ti capita sotto mano, non ho neanche la percezione di quanto possa essere durato. E questa è diventata la seconda parte. Abbiamo deciso di togliere i disegni perché poi perdevano sostanzialmente senso all'interno di questo doppio libro che è diventato un unico, ed è uscito 50 tentati suicidi più 50 oggetti contundenti, così è nato. Okay. Allora, leggo la copertina, che forse non è la prima poesia del libro, però è stata scelta dall'editor con la mia, insomma, ho detto sì, assolutamente sì, perché racconta un pochino come, anche se non è la prima poesia, racconta forse il primo suicidio, il primo trauma rispetto a un'idea di suicidio. Mi alzo, ma non perché, ma solo perché mi esce meglio la voce, proprio per un discorso di diaframma. Dentro il garage, dove ho passato l'infanzia a separare i chiodi dalle viti per mostrare a mio padre di valere almeno quanto gomma da bagnato McLaren. Abbassare il finestrino, sgasare. E poi lo leggiamo così come viene. Da 50 oggetti contundenti. 22. Palla di vetro con l'angioletto, di quelle che se le giri e poi le rigiri, la neve cade dentro. Qui neve mista nevischio, a frammenti di piccoli ossi e polistirolo. Si è attaccata al collo l'etichetta del lavaggio delicato dalla maglia che avevi addosso, un tatuaggio con la scritta intimissimi, come eravamo un tempo. 18. Il crick. Che sono dovuto andare in garage a cercarlo, tra le cose dell'auto nuova, ancora rate da pagare. Ogni colpo ti solleva il corpo, gomma di scorta, guardo per un attimo cosa c'è sotto, perdita d'olio. 10. Una coppetta del gelato di vetro, si è rotta in tanti pezzettini sulla fronte del bambino. Erano come piccole lapidi di soldati in quelle colline che vedi dai treni di Rimini, ma trasparenti, con gli scheletri, i fiorellini. 37.
il ferro di cavallo che avevamo messo prima sul portone d'ingresso, poi no, si bagna il ciuffo di paglia per decorazione con 3-4 palline rosse che si abbinano alle tende della cucina, dove infatti hai deciso di metterlo. L'ho tirato giù dalla mensola come una bestemmia. Non ti ha portato la fortuna che speravi e speravamo nella nostra vita familiare e di lavoro. Ora si incastra a perfezione, perforazione del polmone. Bisognerebbe stare un po' zitti per farle entrare, perché sono poesie che non concedono spazi a distrazione, però siamo qui, non si può stare in silenzio, e questo è un libro che è da comprare, da portarsi a casa. Io volevo chiedere ad Alessandra questo: quando hai detto sul letto viene quest'idea, come mi sarei suicidata, mi affascina che tu poetessa scegli un tema quasi, avverti un'urgenza e poi lo declini, lo sfumi e lo moltiplichi. Ti volevo chiedere se questa operazione è un'operazione che hai già fatto in altri testi, e soprattutto se non ti sei sentita minacciata dall'idea di poter fare il calco o trovare predominante uno stile piuttosto che lo spontaneo, perché in genere la poesia può sgorgare ad impressioni, a sussulti che hai d'impatto con una cosa nuova, invece qui stare dentro questo tema. E io ti posso dire che sono rimasto molto affascinato, perché sgombro subito il campo: non c'è nessun manierismo, sono tutte spontanei incontri sullo stesso tema, e questo credo che sia la tua grande maestria. Mi chiedevo come se si può parlare di questa officina. Sì, sostanzialmente tutti i libri sono nati così, intorno a qualcosa che in qualche modo risuonava. E lo è stato per Se Spersa, che è un libro incentrato sull'aborto, un aborto spontaneo, una successiva fecondazione artificiale, che era nato da proprio una chiacchierata con mia mamma, in cui mi aveva detto, in dialetto insomma piaggese, che penso sia più o meno lo stesso di quello pesarese, e mi ha detto: oh, ma lo sai che tal dei tali, facendo nome e cognome di una donna, di una ragazza, si è spersa, che vuol dire sostanzialmente nel nostro dialetto avere un aborto spontaneo. E su questa parola, si è spersa, poi si è aperto un mondo, perché di solito nasce così, c'è qualcosa che in qualche modo mi tocca, e questa parola, parlando proprio riferita a un aborto spontaneo, questa idea che una donna, dopo aver subito un aborto spontaneo, si perda, come se avesse perso, no? si perdesse nel bosco dell'esistenza, come se avesse perso, no, la meta, no? L'obiettivo finale, principale della sua esistenza, che è quello di procreare. E così per Femminimondo, dove c'è tutta una serie di, sono tutta una serie di femminicidi, anche qui era nato da un trafiletto di cronaca. E lo stessa cosa per 50 oggetti contundenti, anche qui un fatto di cronaca, può essere una parola, può essere qualcosa che qualcuno mi dice, e nasce da qui. Cioè, sono sempre sono tutti temi comunque che hanno una connotazione tra virgolette violenta, no? Però è un ambito in qualche modo mi piace indagare, ed ha una sua, cioè scrivo finché sostanzialmente non ha quasi una funzione catartica, mi serve per prendere distanza da determinati argomenti che sono, appunto per la loro violenza, ti investono, e scrivendo è un modo per creare una distanza emotiva che non è una distanza fisica, perché comunque allo stesso tempo un prendere parte, no? Di una vicenda che è una vicenda umana. In tanti mi chiedono, mi ricordo a una presentazione proprio di Se Spersa, una signora alla fine mi viene e mi dice: non ti preoccupare, ce la farai prima o poi ad avere un figlio. E io: signora, io ne ho tre. E non è, però anche questa cosa per cui chi legge, no, è come se ci sta, capisco che è umana come
come modalità, no, di interpretare, per cui, no, si dice allora Alessandra Carnaroli ha avuto un aborto spontaneo, non sta riuscendo ad avere figli, per questo ha scritto questo libro. Alessandra Carnaroli è stata vittima di violenza da parte di un marito, ex marito, per questo ha scritto questo libro. No, non è così. Nella violenza nasciamo, nella violenza cresciamo e penso che faccia parte della condizione umana e sia un modo, e per me la scrittura è diventato un modo da una parte di, per esorcizzarlo, dall'altra però per entrarci dentro e raccontarlo e dare voce, il mio proprio, diciamo, obiettivo massimo, a chi in quel momento non può raccontarlo. Mi viene in mente per le vittime di femminicidio. Il libro è nato proprio perché mi diceva, ma com'è possibile? Era maggio, io mi ricordo tutti i mesi, me li ricordo tutti. L'unica cosa che mi ricordo, non mi ricordo le poesie, mi ricordo i mesi, però era una serie di... Poi no, ci sono questi momenti in cui la stampa si accorge, no, che abbiamo un problema sociale e culturale. Allora maggio era il mese in cui ci sono accorti che in Italia abbiamo un problema con la violenza maschile degli uomini sulle donne. Quindi una serie di articoli, ma erano tutti trafiletti, no, in cui si parlava di raptus di follia, il povero uomo, il povero marito, il povero questo, povera, e la donna, brava madre di famiglia, moriva. Ma non si può raccontare così. Ma non si può raccontare così la vita di una donna che finisce sotto i colpi del marito o dell'ex marito, bisogna trovare un altro modo. E da lì è nato il libro. Dovevo dire qualcos'altro, non mi ricordo. Che mese è? No, io risposto benissimo. No, sì, vuoi sempre leggere, okay. Perché io sono sempre affascinato dall'idea della lettura che deve essere portata. Perché... Poi magari tra le altre, sì. Rilego anche quella che ti è piaciuta, sì. Ma non so dov'è, vai, quindi vai. Se capita. Vai tranquillo. Da tentati suicidi. 2. Raggiungere lo stato profondo che solo Dash bucato lavatrice di sporco, fare il cambio scheletro nell'armadio, partorire pelle come le cicale. Sedici. Lasciare aperto il gas dopo cena, leggere la posta messenger, fare come sempre. Saltare in aria un intero palazzo, dormire prima del botto. 17. Farsi pugnalare a Lione mentre esco più volte dal supermercato, cinema, caffè all'aperto al grido di un ragazzo. 33. Dal parapetto di un balcone happy hour esco per una boccata d'aria, insetto geranio tavolino richiudibile, agito le braccia come hostess prima del decollo, la maschera d'ossigeno è una fionda. 41. Di morte apparente, mi risveglio al canto delle vecchie nel primo banco. 44. Arrivata a pesare 40 kg, nascondo panini in mezzo alle siepi, barattolo di vomito sotto ai maglioni, morire prima del cambio stagione. 'Mentre ti ascoltavo, un imparare anche a come va letta, che è probabilmente una cadenza che mette ancora più in risalto questi corpi contundenti e questa meccanica suicidale che è martellante, colpisce, e questo bisogna farne tesoro anche di questo. L'altra cosa è, tu hai detto un termine bello, indagare, sei colpita da un tema e ti piace sondare, e quindi è un moto che va da te verso il mondo, e quindi indagare il mondo, ma nell'indagare il mondo è la grande verifica su di sé, e cioè se ti sei sentita usando un tema estremo, perché sappiamo che il suicidio è un grande tabù, purtroppo è un tabù nella scuola, è un tabù nelle vite, si cerca sempre di, un po' come anche... un aborto, già un po' di più lo si introduce, però sembra che questa cosa del corpo, noi non riusciamo ad accettare questo atto di libertà estrema che in fondo
ci è consentito, come diceva Camus, scegliere come morire, però è un tema che non trattiamo. Tu ti sei addentrata in un tema, ecco, hai sguazzato in un tabù. Ecco, ti sei sentita, intanto ti sei liberata dai tabù, perché ne avevi dei tabù, o per affrontare un tabù vuol dire proprio che tu hai un percorso che ti ha emancipato, perché è un percorso di emancipazione dai tabù che ci sono nel mondo. E due, l'hai reso con parole che mi chiedo se ti sei spaventata qualche volta, perché quando tu indaghi qualche cosa di così profondo che dici vado nel mondo in un terreno insidioso, quell'insidia e quindi è legato a questo, hai avuto il sospetto di dire no, questo è troppo anche per me scriverlo, o non ti è mai capitato? E quindi sulla pagina sei riuscita proprio a sento e riporto, e questo mi affascina, perché sono temi, è raro incontrare questa purezza di una soglia della sostenibilità dell'ascolto. Infatti è un caso, non è un caso che, e io ringrazio di questo, che non partono applausi che andrebbero a come si può dire, a sgretolare la potenza. Io dovrei stare zitto un'ora dopo ogni poesia, non possiamo farlo, faccio questa violenza, ma siamo qui per poterne parlare, però è così che dovremmo fare. Ma io non solo non ho mai pensato di essermi spinta molto, ma non ho fatto neanche un altro ragionamento, se sia troppo per gli altri. Perché proprio in questo, no, dopo l'uscita del libro, mi contatta una persona che non conosco tramite i social e mi dice: ma no, però sei coraggiosa, perché tu, sei una maestra della scuola dell'infanzia, scrivi queste cose, non hai mai paura che i genitori... Ho detto, oh, non ci avevo mai pensato. Non c'è, potrebbe essere un problema. Adesso mi fai venire un dubbio, perché in effetti, come nello stesso tempo sono una scrittrice, sono una donna, sono una madre di famiglia, sono una moglie, sono un'insegnante della scuola dell'infanzia, quindi sto 5 ore con i bambini. però non mi sono mai posta questo problema, forse perché ho tenuto sempre molto separate i vari ambiti della mia vita, nel senso che sì, c'è un impegno, quando parlo comunque, no, di violenza di genere, c'è un impegno trasversale che tocca tutti gli ambiti della vita, il fatto di essere madre di due figlie femmine e di un figlio maschio, il fatto di essere un insegnante della scuola dell'infanzia dove si insinuano già, no, i primi stereotipi, eccetera. Però non ho mai pensato di andare oltre, anzi ho sempre pensato di raccontare qualcosa che fosse sotto gli occhi di tutti e che andava solo scritto in un altro modo, ed è proprio una tecnica questa che col tempo poi sono andata a affinare. Dico, all'inizio non mi rendevo conto, poi dopo invecchiando uno impara a essere anche più furbo e quindi si rende conto anche dei giochetti che riesce a mettere in moto per salvarsi qualche volta da qualche e scrivere una poesia in più. Però per esempio Elsa Matta è un libro che racconta le storie di una donna che ha dei problemi, una grave patologia mentale, e che è un personaggio, non so se è ancora vivo, però che viveva in un paese qua, una città qua vicino. Ah, ok, ci avevamo tutto. Che io conoscevo perché era appunto questa persona che aveva una grossissima disabilità mentale, era anche, tra virgolette, pericolosa, nel senso che poteva avere dei momenti di... e si raccontavano su di lei delle leggende per cui prendeva per i capelli i bambini che avevano i capelli lunghi, se li trascinava col suo triciclo, insomma delle cose. E poi un giorno mi imbatto in questo gruppo social che aveva un titolo tipo quelli che una volta gli ha fatto la fuga. Io poi l'ho chiamata Elsa Matta, il suo nome era un altro, però l'ho chiamata Elsa Matta per modificargli il nome, e praticamente era questo gruppo dove c'erano tantissime persone di questa città che avevano avuto un episodio più o meno violento, più o meno drammatico, e lo raccontava, e raccontava la vita di questa donna di una tragicità estrema, ma con una noncuranza incredibile. E quindi poi naturalmente sotto c'erano tutti i commenti: ah sì, anche a me è successo, sì, mi piace, quanti mi piace, ha avuto questo post dove si raccontava di questa donna che poi si prostituiva con i soldati del posto.
Anche io me li ricordo. Bravo, faccina, faccina che sorride, faccina che strizza l'occhio. Allora ho detto, ok, proviamo a dire le stesse cose ma in un altro modo. E ho copiato tutti i commenti, ho copiato tutti i post e sono andata a capo. Ed è nato questo libro. Cioè le stesse cose identiche. Io ho aggiunto qualche rima, quindi ho modificato solo per aggiungere una rima qua e là, però è questo libro, a parte qualche poesia che poi c'è una sorta di controcanto di Elsa, però è totalmente copiato da un libro, da un social, e quindi è quello che noi diciamo decontestualizzato da quel contesto, in quel contesto tutti ridevano, tutti se lo raccontavano come se fosse la propria leggenda dei famigli. Oh, siamo a Natale, dai, diciamoci quello che facevamo da ragazzini, che carino, dai, 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 dai. Messo così, andando a capo, sì, è come se fosse uno specchio che ribalta e ti dice guarda, guarda quello che hai detto, guarda cosa sei stato capace di dire, no? Con l'amichetto che ti faceva la faccina e il gattino, no? Che muove il sedere, no? C'erano queste emoticon, queste gif che... E quindi non so da dove sono partita, però era per dire insomma che cioè l'andare oltre c'è già, e non è un andare oltre, dire quello, perlomeno quello che c'è e che nel contesto libro prende tutt'altro valore, tutt'altra violenza. Il femminimondo, lo stesso, tra filetti di cronaca messi andando a capo, cambiando qualcosa per creare delle assonanze, dei giochi, delle rime, però è lì, c'è già tutto, c'è già, io non è che vado oltre. Un buon 90% di quello che scrivo è quello che c'è, solamente viene detto in un altro modo. Vado da qua, tanto tempo che non lo leggo. Allora facciamo l'inizio per capire. Elsa Matta, 467 membri, il lavoro si basa sui commenti postati all'interno di un gruppo FB. Quelli che una volta gli ha fatto la fuga all'Elsa Matta, svago e tragedia normale, quotidiano di una donna matta e dei suoi seguaci fedeli, quasi cani. Quelli che una volta mi ha fatto la fuga all'Elsa Matta è su Facebook. Registrati su Facebook per connetterti con quelli che una volta mi ha fatto la fuga all'Elsa Matta, categoria svago, totalmente inutile descrizione. 40 anni fa a mia zia Rosella gli ha tirato un sasso o una pietra, non ricordo. Gli ha rotto il labbro, la guancia, il vestito bello, lei ancora c'ha il segno. L'Elsa Matta a lei non gli è rimasto niente, c'ha la memoria corta, la gonna che è corta, strana, no come uno che lo fa per bellezza, ma proprio così. È un dettaglio dei matti, se ti squadra, se gli viene il nervoso, hai fatto meglio che fuggi. A 8 anni mi ha costretto a cantare insieme a lei La gallina ha fatto l'uovo. Dopo che mi aveva bloccato con la sua bicicletta, io per evitare il peggio, che magari cosa so mi rapiva, mi portava a casa sua tra lo zucchero, i ragni, le sue cosine nel fazzoletto, il rossetto, allora ho cantato Cocodè. Commenta. Guarda, allora, io il tempo passa, ma qui io starei ore. Io intanto però ti farei una domanda e poi inviterei a incominciare a pensare se avete voglia di, così, avete avuto suggestioni, penso ce ne siano a sufficienza per imbastire una conversazione, appunto. Una cosa ti volevo chiedere. Questo libro per me è destinato un po' a... diventerà un libro molto letto, perché si sentono queste cose. Mi chiedevo se... ne hanno più bisogno le donne di leggerlo o i maschietti?
i maschi, perché è un libro che tu, voglio dire, c'è un tema politico che sta dentro, si sente, ed è un tema affrontato in una maniera molto decisa, che vuole creare non solo un rilascio poetico, ma questa riflessione che, dopo passata, diciamo così, l'ebbrezza del godimento poetico, rimane il tema duro da affrontare. Mi chiedevo se c'è una critica anche all'interno, cioè se tutto il mondo femminile è pronto ad accoglierlo, e se tu questo è, o hai questa speranza, perché credo che ci sia un grande tema da dibattere, è inutile girarci attorno, credo che siamo in un'epoca di grande opportunità, e dopo 2500 anni di Ulisse, io non lo dico perché ci sei qua tu, ma sono contento finalmente di trovare qualcuno che incarna, cioè dobbiamo occuparci di Penelope, perché lì ci sono tante risposte ignorate che forse incominciamo a interessarci. Ecco, e mi chiedevo se questo libro, ovviamente in mano ad un Ulisse, in mano a Penelope, ci potrebbe essere anche così. Io non sono sempre, dico, il bene è tutto da una parte, il male è tutto dall'altra, però sicuramente può far bene di qua e di là, insomma. Però è un libro che speri che lo comprano di più le donne o gli uomini? Dovessi poter scegliere, lo faresti, farlo circolare tu, nelle buchette, andresti a metterlo a tutti? Vorrei. Allora, io spero che un argomento su cui siamo tutti d'accordo è che la violenza sulle donne è un problema degli uomini. Okay. Questo penso che sia una base di partenza che spero sia diventata inconfutabile, anche se ancora si cerca di spostare la problematica della violenza sessuale o dei femminicidi sulla donna. Anche oggi leggevo di un fatto successo, credo a Fano, per cui, che poi diciamocelo come ce la raccontano questa violenza sulle donne, di un uomo di Fano, credo, perché l'ho letto proprio di corsa su Vivere Fano, e diceva insomma che quest'uomo folle di gelosia, questo era il motivo, è entrato con un machete, ha ucciso due cani, cercava di sfondare la porta della ex fidanzato o fidanzata, e appunto con lo stesso machete ha ucciso due cani, ha staccato a morsi l'orecchio di non si sa bene chi. Però tutto è partito perché era un raptus di gelosia, e tu sei geloso perché qualcuno ti porta a essere geloso, e chi è che ti porta a essere? Questa fidanzata cattiva che chissà cosa ha fatto. Allora tu, allora tutti noi la mattina quando proviamo questo sentimento che si chiama, questa emozione che si chiama gelosia, adesso facciamo anche un po' di didattica delle emozioni che la scuola dell'infanzia aveva fatta, per allora tu prendi un macete da casa che ce l'hai già lì, ce l'abbiamo tutti, come Poesie con Katana, l'altra cosa che mi è venuta in mente, e andiamo a punire chi ci ha fatto con il suo comportamento provare questa emozione fortissima, perché questo è giusto. Quindi anche come ce la raccontiamo, chi vorrei che lo leggessero, vorrei che lo leggessero le donne, vorrei che lo leggessero gli uomini, vorrei che lo leggessero la schwa, tutti, asterisco, o perché penso che sia problema trasversale, sia un problema culturale, un problema educativo, un problema politico, e che quindi come insegnante della scuola dell'infanzia mi sono presa come impegno appunto perché gli stereotipi culturali che condizionano la nostra vita e giustificano determinati comportamenti, determinate violenze la giustificano, e nel momento in cui tu la giustifichi in qualche modo dai la possibilità a qualcun altro di poter dire: oh, io in un momento di follia, in un momento di raptus di gelosia ho fatto questo, ah, tu avevi la gonna corta, allora io mi hai in qualche modo provocato e io quindi ti stupro. Questi stereotipi per cui c'è una donna provocatrice che talmente poi noi poi no, diciamo sì, l'accusiamo di provocare, però fin da piccolissime le bambine le abituiamo ad un modello di femminilità che va in questa direzione, ipersessualizzazione, sessualizzazione precoce da piccolissime. Mi sto entrando in dei temi sempre più ampi, però per dire che è un problema comune, è un problema che dobbiamo affrontare e sia da un punto di vista educativo in primis che politico, perché, ed è un problema soprattutto degli uomini, perché oggi chi uccide, anche se continuiamo a dire che le donne ne combinano di ogni, ma questo
non è il focus del problema. Il focus del problema è un altro, è culturale e politico, e in questi termini va affrontato. Se ci sono degli interventi, lascio un attimino il tempo per prendere la parola. Mi ha fatto paura. No, perché la parola si può prendere la parola, sfruttare. Io altrimenti mi collego a Gio quando prima, in questo bel intervento, prima volta che sento Gio emozionarsi così di fianco in mia presenza, che solitamente diciamo patacate quando mi dice ci parliamo di poesia, in realtà commentiamo cose becere, e questo è il bello, anche perché giustifica del fatto che sei nel mezzo dei libri. No, ti volevo dire questo. Lui dice tantissime definizioni di poesia. Tu ti sei affezionato a una qualche definizione di poesia, oppure dici una? È chiaro, ce ne sono molte, possono mutare da giorno a giorno. Io ce n'è una che mi ruota sempre nella testa, te la dico, ma magari la conosci, di Sebastiano Vassalli, Gruppo 63, non un poeta, se non negli sperimentalismi dei suoi primi libri, Tempo di massa, quello qua, dice: la poesia è vita che rimane impigliata in una trama di parole. Vita che rimane impigliata in una trama di parole, mi sembra una definizione, io la trovo somma, che mi ritorna e mi sembra che valga per molta poesia. Nella tua la sento molta, perché sento esserci un amore assoluto per la vita, a tal punto che uno dice, solo se non ami profondamente la vita non puoi toccare un tema così alto come il suicidio, che non è la negazione della vita, ma forse è il picco più alto, perché anche sul suicidio bisognerebbe fare un'educazione a parlarne e non tabuizzarlo. Quindi era un pensiero su questa definizione, e anche se tu hai un'idea, ma magari ne hai anche una tua, io spero sempre che ci sia qualcuno che dica con parole sue quello che sente intorno alla poesia, oppure dice no, io lo dico scrivendo, e la risposta c'è già, quindi forse è una riflessione. No, io me la sono inventata e parafrasando altri, e la poesia è quella cosa che ti succede quando stai facendo altro, sostanzialmente. Ti succede questo. La potete scrivere, Gemma, scrivila, che dopo me la voglio sentire. La poesia è qualcosa che ti succede quando stai facendo altro. E mi sembra una bellissima definizione. Bellissima. Vuoi leggere? No, ecco, leggere così. Ah, quella che sì, l'avevo presa. È la 23. La 23. Questa è, io ho sbagliato anche a segnare. Ah, no. Io mi sono innamorato di questo libro in questo punto, e poi dopo vai avanti. 23. Nella vasca, come pesca miracolosa, dentro sacchetti gelo, i miei polsi sponsor circotogni. Nel sangue tutti i pesci sono rossi. Questo, no, sì, perché il verso finale, nel sangue tutti i pesci sono rossi, mi è sembrato un finale che, voglio dire, riesce a restituire malessere. Sì. Questo mi dice dove sei. Tra le rotaie del regionale Ancona a Piacenza, che dai moscioli porta alla nebbia, altezza Pesaro dietro istituto alberghiero, schiantarsi contro verdurine al vapore, fischi di ragazzi ai culi, ritardi, probabili aborti. E le ultime due, perché poi faccio fatica anch'io. No, infatti, siamo più che soddisfatti. 42. Per un acino d'uva o pomodoro ciliegino, liscio, della stessa misura del mio tubicino, mentre salto come un coniglio nella sala ristorante, qualcuno pensa a cosa ho vinto. 43. Morire di nedia come nonna materna, un fiocco chiudeva la bocca,
per contrappasso rimasta aperta.